nostro obiettivo in questa regione è costruire una stazione per sostituire quella persa nel Cadrame. Il primo passo è collegare alla rete chirale un rifugio con i nostri scienziati. Non sappiamo nulla sulla posizione e le condizioni di Amelie, né sulle intenzioni di X. Questo dovrebbe preoccupare tanto noi quanto te. Ma non ne sapremo di più finché non raggiungeremo Edge Not City, quindi prima dobbiamo collegare questa regione. Comincia con il geologo e il paleontologo. Il secondo ha qualcosa per la biologa evoluzionista, perciò è meglio lasciarla per ultima. Potrai finire la consegna e collegare l'ultimo sito in una sola volta. Quando tutti e tre saranno collegati, torna qui. E poi dovremo sostituire quella stazione secondaria. Unità termica. Indispensabile quando il freddo si fa più intenso. È decisamente utile quando si valicano montagne innevate. I nostri geologi sta studiando dei fossili per portare avanti la ricerca sulle estinzioni preistoriche. Ormai è da parecchio che conduce questi scavi e ha cominciato a manifestare gli effetti di una contaminazione chirale. Sicuramente è dovuta all'esposizione al chiralium durante gli scavi. Finché il sito non viene decontaminato, non può andare avanti. E la sua salute non migliorerà. Dovresti portargli degli agenti rimuovi chiralium. Lo strato che il geologo stava analizzando risale alla fine del periodo Cretaceo, il periodo in cui avvenne la famosa estinzione di massa che pose fine al dominio dei dinosauri, passando lo scettro ai piccoli mammiferi. Si tratta dell'estinzione di massa più recente, nonché una delle più grandi della storia del nostro pianeta. E comunque, afferma di aver trovato qualcosa di straordinario. Riesce a indovinare? Una spiaggia fossile. Se fosse davvero così, allora avrebbe fatto una scoperta sensazionale. Perciò, Sam, è essenziale che tu consegni quegli agenti e rimuovi chiralium il prima possibile. Ancora una cosa, Sam. Per questa consegna trasporterai una bomba antimateria. L'ha richiesta un paleontologo Bridges al lavoro in uno scavo. A quanto pare i fossili che vuole studiare sono sepolti sotto uno strato di catrame. Per raggiungerli, deve farlo saltare in aria. Come ben saprai, gli esplosivi ad alto potenziale sono sempre pronti a rovinarti la giornata, quindi sta attento. Assicurati che la cassa sia integra sempre e comunque. Sam, di sicuro non l'hai dimenticato, ma devi fare moltissima attenzione con quella bomba ad antimateria, specialmente quando la devi trasportare su un veicolo. Basta un niente per attivare l'allarme. Tienilo presente. Assegnato.
Forza, non mollare. Sam, così Hartman ti ha parlato del lago. Come l'attacco che l'ha creato gli ha cambiato la vita. Non soltanto ha perso la sua famiglia. Per poco non è morto anche lui. Per 21 minuti è rimasto in arresto cardiocircolatorio. In circostanze normali sarebbe morto. È vivo grazie all'ipotermia terapeutica. Ma quei 21 minuti trascorsi nell'aldilà l'hanno segnato profondamente. Forse a causa dello shock, le sue abilità Dooms sono migliorate. E adesso, appena può, cammina sulla spiaggia in cerca della sua famiglia. Perdonami, Sam. Hai fatto tutta questa strada per vedermi e non ti ho neanche salutato come si deve. Fai attenzione. Come ho già detto, morte ed estinzione avvolgono questa regione come un sudario. Non mi sorprende che qui gli avvistamenti di CIA siano aumentati. Ti ricordi i modelli nel mio laboratorio? Sono basati su resoconti di testimoni oculari. Suppongo che ti siano sembrati strani, considerando tutte le volte in cui hai dovuto affrontare quelli veri, non in scala. Adesso basta. Thank you.
sotto no.
Sam Bridges? Oh, grazie al cielo. Temevo che non saresti arrivato in tempo. Ma ultimamente non faccio altro che preoccuparmi. Sono tormentato dalle visioni che avete voi affetti dalle Dooms. L'Apocalisse. Attribuivo gli incubi all'affaticamento. Non avevo contemplato la possibilità di una contaminazione chirale. Siamo stati fortunati a prenderla prima della fase suicida. Io non posso morire. I miei studi sono tutt'altro che completati. Tu non salvi solo la mia vita, ma il lavoro di tutta una vita. Mi chiedevo se avrei mai visto queste medicine. Mi sa che sei proprio bravo nel tuo lavoro, eh? Grazie. Così ora sono parte delle UCA e abbiamo accesso a una pletora di materiali di ricerca storici. Ora studiare questa spiaggia fossile sarà molto più semplice, sempre che io riesca a dimostrare che è quello che credo. E poi sono anche felice di condividere le nostre scoperte con tutti. Incredibile che i depositi chirali si trovassero in strati risalenti a 65 milioni di anni fa. La prova di un antico Death Stranding. La materia chirale è esistita sulla Terra sin da prima dell'avvento dell'uomo. Questo strato ne è la prova. Guarda qui, Sam. Vedi quella crepa nera? Crediamo sia la fonte delle rilevazioni di chiralium. In un remoto passato, i terremoti crearono fusioni frizionali lungo le faglie, producendo strati noti come pseudotachilite. Questi strati si chiamano terremoti fossili. Estendendo il principio, potremmo chiamare questa fenditura spiaggia fossile. La presenza del chiralium proprio in questo strato non può essere una coincidenza. Suggerisce fortemente che le spiagge siano comparse durante l'estinzione di massa del Cretaceo-Paleocene. E non solo allora. I dati recuperati dalla rete chirale suggeriscono che simili spiagge fossili siano state scoperte in strati corrispondenti ad altre estinzioni. Ciò sembra indicare che tutte le principali estinzioni di massa siano avvenute in concomitanza con la comparsa delle spiagge. Espandendo la rete chirale, ci hai permesso di trovare un pattern ricorrente in quei pochi dati sparsi. Tu hai approfondito i nostri progetti individuali e hai scoperto che ormai è solo questione di tempo per recuperare ciò che abbiamo perso e risolvere tutti i misteri che rimangono. Ma questo non è che l'inizio. Vai fino in fondo, Sam, e chissà cosa saremo in grado di scoprire. Ben fatto. Nuovo ordine disponibile. Accedi al terminale delle consegne.
alle armi revocate. Thank you.
Consegna carico. Grazie davvero, amico. Grazie a te possiamo procedere con gli scavi. Questo posto è già abbastanza terribile senza aver paura di rimanere asfissiati. Beh, non devo certo dirlo a te. Tu l'hai fatto, dopo tutto, anche se non so come ci sei riuscito. Imposta la rete chirale nel frattempo. Qui alla fine, Sam Bridges, ho un favore da chiederti. Un corriere locale doveva consegnarmi una cosa preziosa, ma l'ha persa per strada. È un ammonite di 200 milioni di anni fa, che, così dice, sembrerebbe ancora viva. Sembra ci si sia imbattuto in un'area rocciosa nascosta sotto un ghiacciaio, ma non finisce qui. Sostiene che questa ammonite ha un cordone ombelicale. Un cordone ombelicale? Sarò diffidente, ma quel campione va studiato e non lascerei mai un compito così delicato a un dilettante. Così gli avevo chiesto di incidere tutta la roccia circostante e di portarmi il campione. Logicamente volevo confrontarlo con altri campioni coevi nei paraggi. Ma ecco perché gli avevo chiesto di estrarne altri oltre a quello di cui mi aveva parlato. Ma che cosa mi va a fare quel coglione? Perde tutto il carico. Non ha nemmeno avuto il buon senso di indicare in quale cassa fosse l'ammonite col cordone ombelicale. A quanto pare il carico è andato perso nell'area a sud-ovest, dove tendono ad accumularsi i gas tossici. Poi dichiara che il suo scanner è rotto e che non c'è assolutamente modo di recuperare il carico. Ma tu potresti rintracciarlo. Ti darò una maschera d'ossigeno per proteggerti dai vapori. Per sicurezza. Puoi prenderla accettando l'ordine. Quel fossile può rappresentare una scoperta epocale. Esistono esemplari di pesci vivipari, ma una ammonite con un cordone ombelicale non si è mai vista. E se davvero avesse 200 milioni di anni, corrisponderebbe all'estinzione del tardo Triassico, un'altra estinzione di massa.
che il cordone ombelicale sia collegato alla spiaggia. Dobbiamo recuperare quel carico a ogni costo. Può fornirci un indizio fondamentale per capire i meccanismi del Death Stranding. Manca così poco. Manca davvero poco per capire la vera natura di questo fenomeno. Sbrigati, Sam. Quell'ammonite non deve andare persa. Ben fatto. Nuovo ordine disponibile. Accedi al terminale delle consegne per ulteriori informazioni.